La civiltà rurale torna ad occuparsi di allevamento di animali da reddito e questa mattina siamo qui a Pralboino dove andremo ad incontrare Alfredo Galofaro che è il titolare dell'allevamento avicolo Bolzane. Quindi, amici, parleremo di tacchini. Venite con noi per vedere questa puntata. Ecco che incontriamo il titolare dell'allevamento. Piacere, buongiorno, grazie. Buongiorno, intanto. Per ospitare questa puntata di piacchino. Civiltà Rurale. Parliamo di tacchini questa mattina? Sì, parliamo di tacchini. Sono appena nati, hanno sette giorni di vita e procederemo a verificare com'è l'allevamento. Ecco, prima di entrare ci sono delle biosicurezze da, da osservare. Quindi... Cioè, il benessere sì. animale e le biosicurezze che sono molto importanti perché purtroppo in zona c'è ancora problema aviaria. Ecco, io voglio anche dire che Alfredo Galofaro è il presidente degli avicoli della provincia di Brescia della Confagricoltura, nonché siede nel consiglio direttivo consiglio di Confagricoltura. Dirittivo. È una bella esperienza. È una bella. bella esperienza. Partiamo subito dalle biosicurezze che le porte restano aperte, però i tendaggi devono funzionare da filtro per i volatili. In che Spaventando senso? il volatile non entra. Non entra e noi entriamo e ricontrolliamo l'allevamento. Ed ecco che comincia la nostra visita all'interno di uno dei capannoni di questa bellissima azienda per parlare eh, con Alfredo di pulcinotti. Di o pulcinotti. Sono eh, tacchinotti. tacchinotti, hanno come ho detto prima un'età di sette giorni, sono arrivati da da un incubatoio della ditta che ci fornisce il contratto di Socida con un peso di 57-60 grammi, ora siamo già sul 120-130 grammi. Fa particolarmente caldo qui dentro. Allora hanno bisogno di un caldo perché uscendo dall'uovo, dall'incubatrice con una certa temperatura, dobbiamo tenerli a una temperatura costante dai 40-45 sotto K radiante ambiente 27-28 ⁇ Di che razza stiamo parlando? Stiamo parlando di Bioti, Pavo importato la razza dall'America, dalle foreste amazzoniche, questo volatile abituato a vivere in foreste, con un peso medio di 5-6 kg massimo. Oggi abbiamo raggiunto... Un tipo di allevamento all'avanguardia con carni molto protette, sia dall'USL che dall'azienda che ci fornisce il lavoro. Alfredo, ma quando sarà grande quanto peserà questo tacchino? Allora, avremo un peso medio sulla femmina dai 9 ai 10 kg in base all'età. E il doppio il maschio? Il maschio sarà sui 20 kg. Cioè, questa differenza è data proprio da, da, dalla genetica, sesso, dal genetica. sesso, perché il maschio. Mi risulta che i riproduttori raggiungono addirittura un peso di 30-35 kg e le femmine 14-15 kg che hanno un'età di due anni. Ma quelli sono riproduttori, questi sono da carne ma non sono sforzati perché l'età media di una femmina va sui 110 giorni. 110 giorni non è poco e 150, 140, 150 per i maschi. Come vede non c'è una mosca che vola. E se lei vuol cercare un topolino in un allevamento del genere non lo trova. O un volatile diverso da quello che è l'allevamento perché è sotto controllo, appunto per il benessere e la biosicurezza. Che sono reti anche alle finestre. Reti antipassero alle finestre, poi durante l'estate le finestre vengono aperte perché io non uso un sistema di aria forzata ma uso un sistema di aria naturale. E poi vedo in terra tutto questo trucciolo. E questa lettiera non è solo truciolo, ma è un misto di truciolo di legno e pula di riso, anche questo disinfettato prima di essere immesso nell'allevamento sulle piazzole esterne, ed è un truciolo che viene dall'Alto Adige, di abete bianco, come vedete, e viene sempre pulito fino alla fine del ciclo. Quanto tempo rimangono in questi box? In questi box rimangono una decina di giorni Solo per abituarli uh, loro, alla loro alimentazione, a bere e all'ambiente. Ecco, una... L'alimentazione di cosa è composta? L'alimentazione è un mangime che ci fornisce la ditta veronesi, i mangimifici di Acqua Negra e di Cremona e sono mangimi controllati con tanto di tabelle che è... all'inizio ci sono degli integratori, ma è prettamente mais. Quindi c'è una dieta particolare in questa fase della loro vita? Sì. C'è una dieta particolare all'inizio per abituarli, poi sarà il 75-80% di mais, soia e integratori vari. Naturalmente crescono, vanno all'ingrasso e cambia anche il tipo di alimentazione? Cambia. Il periodo dell'alimentazione cambia dall'inizio alla fine e dopo vedremo all'esterno dell'azienda. Ci sono doppi silos perché qualora l'animale avesse bisogno di un'alimentazione particolare chiudiamo un silos e apriamo l'altro. Quanto dura nel complesso il ciclo produttivo dell'allevamento? Le femmine 105, 110, 115 giorni in base anche al mercato e alla richiesta. Il maschio 140-150 giorni. Ecco Alfredo ha tra le mani un piccolo tacchino. Vogliamo un attimo dare delle descrizioni e capire come, è, come si fa la distinzione tra maschio e femmina? Allora, appena che esce dall'uovo, dove si è alimentato col torlo, attraverso un cordone ombelicale, viene distinto immediatamente proprio dal cordone ombelicale se è un maschio o una femmina. Perché questo volatile non ha sesso. Cioè non, no, non, ha, non sesso ha sesso, sesso. perché eh, tutto dipende da questo cordone ombelichiale. Ci sono degli specialisti che lavorano anche di notte, come viene la schiusa dall'incubatoio riescono a distinguere con uno sbaglio forse dell'1% qual è il maschio e qual è la femmina. Perché quando viene fecondato l'uovo, viene fatto artificialmente perché naturalmente il maschio ucciderebbe la femmina. Essendo si dice cannibalismo? No, essendo troppo no. grosso, ah, sì, andrebbe a distruggerla la femmina. Allora, due volte alla settimana, viene tolto eh, una schiuma la quale feconda la femmina paio di volte alla settimana. Ecco, poi mi stava dicendo del becco, questa particolarità che viene Questo becco che è proprio a uncino, come quello dell'aquila e qua il particolare si vede, c'è un raggio laser che appena nato viene colpito questa parte di becco che poi andrà a cadere. Altrimenti ci sarebbero troppe forme di cannibalismo. Ce cioè, lo fate per questo, viene fatto per questo. Viene fatto in incubatore direttamente. Viene fatto in incubatore direttamente e arrivano qua già come vede senza lo sperone perché anche lo sperone ha la sua importanza perché quando sono grossi si graffierebbero e non sarebbero più destinati all'alimentazione umana ma sarebbero degli scarti già adesso che ha 7-8 giorni eh, questo piccolo tacchino è riconoscibile dal punto di vista morfologico che sarà un tacchino di qualità sì, si, si distingue subito perché eh, ha già mangiato, ha un buon gozzo e anche un buon piumaggio. Come vede, ha già l'accento delle sue alette e fra poco avrà anche la sua codina. E si vede che è di qualità dal piumaggio. Eh, e si fa anche sentire. Sì. <ride> Quindi è, è bello vispo. Quello lì è un maschietto è scappato, vedete che fa già la ruota da piccolino, ah, sì. eccolo lì, quello lì è un maschietto, già da piccolino impone la sua potenza come maschio, eccolo là che fa la ruota, eccolo là, è bellissimo, eh! Ed è difficile distinguerlo perché è uguale alle sue sorelle. Ecco, Alfredo adesso ci porta a vedere esternamente un altro luogo importante per l'azienda. Che cos'è questo Alfredo? È molto importante per, anche per le biosicurezze perché non devono entrare automezzi forestieri che potrebbero infettare l'allevamento. Abbiamo creato una cella frigorifero in muratura in modo tale di avere uno stoccaggio sufficienza per tutto il periodo dell'allevamento. La mortalità comunque è molto bassa. Potrebbe aggirarsi anche su un 10%, dipende anche dalla qualità del tacchinotto che potrebbe essere magari anche debole come tacchinotto, però mediamente 5-6%. In questo momento, eh, dove c'è una situazione di aviaria, come siete messi a livello di azienda? Ma noi siamo messi bene perché problemi di aviaria non ne abbiamo mai, mai avuto che ribadisco ancora io sono molto attento per le biosicurezze e per il benessere animale e sto attento a chi entra e devo disinfettare e non far entrare estranei che potrebbero avere delle infezioni addosso e portarmi in azienda. Adesso entriamo a vedere il sistema idrico dove viene alimentata l'acqua per l'abbeveraggio. Un attimo che le sposto la tenda, abbiamo un autoclave da 30 metri cubi, abbiamo un pozzo acqua controllata semestralmente, che è potabilissima, un po' ferruginosa. Per portare a equilibrio normale, a parametri normali per l'alimentazione dell'animale, abbiamo installato un impianto di clorificazione e acidificazione dell'acqua, che ed è molto funzionale, uscendo dall'autoclave, prima di entrare in rete per l'alimentazione animale, passa attraverso questi filtri di clorificazione e acidificazione dell'acqua. Qui andiamo con Cristina a parlare invece di questo altro eh, capannone che in questo momento è vuoto. Sì, esatto, in questo momento è vuoto, però come vedete è già stato allestito in quanto eh, c'è in corso lo svezzamento, come abbiamo visto precedentemente, dei pulcini. I quali, essendo di dimensione taglia piccola in questo momento, non hanno necessità di essere distribuiti su tutta l'area produttiva, mentre successivamente, quindi con l'accrescimento, necessitano di più spazio e di conseguenza devono essere distribuiti su tutti i capannoni dell'allevamento. Quindi Cristina, qui non vedremo più i box come abbiamo visto negli altri capannoni? Esatto, qui non vedremo i box come abbiamo visto negli altri capannoni, in quanto quando il tacchino arriva in eh, questo capannone non ha più necessità di essere racchiuso e quindi riscaldato come abbiamo visto precedentemente e quindi può crescere libero e fare il suo accrescimento all'interno di questo capannone liberamente. E qui ci sta per quanto tempo? Allora, qui fino a quando non viene non ha finito, terminato il quindi ciclo. il ciclo produttivo e quindi non viene poi trasferito naturalmente al macello. Allora, qui abbiamo attrezzature che necessitano molto per l'allevamento. Una in particolare è questo attrezzo che lo usiamo, entriamo nell'allevamento spostando i tacchini, serve per rimuovere la lettiera, questo rosso, si chiama Frantumix, non è una fresa. Ma è un Frantumix perché gira al contrario, solleva la lettiera e la crea morbida come se fosse all'inizio. Questo viene effettuato tutte le settimane: quindi la rigira? Viene rigirata, rimossa e rinfrescata con nuova lettiera. E qui vediamo invece l'ultimo investimento che l'azienda ha fatto. Questo investimento è costato molto caro perché è un carica è costato 60.000 euro, che non è poco. È un ascensore dove noi carichiamo i tacchini senza toccarli manualmente, perché abbiamo una prima parte nell'allevamento dove con paraventi i tacchini abbastanza curiosi salgono, vengono imbucati in questo tunnel, in questo tunnel dove questo si solleva all'altezza dell'ultima gabbia del camion. Con un nastro trasportatore che entra direttamente nella gabbia senza Quindi non c'è più contatto fisico. Non c'è più contatto fisico perché potrebbe essere un danno per rottura ali, cosce o graffiature varie. Non toccando l'animale lui sta tranquillo e viene caricato. Senza e qui siamo niente. arrivati alla fine del ciclo di produzione dal tacchinotto in allevamento da pochi giorni fino al alla... carico per Il la macellazione. Ecco, ma... Parliamo un attimo Alfredo eh, di costi. Quanto costa l'azienda un tacchino, la produzione di un tacchino? Eh, I costi sono piuttosto elevati. Ultimamente eh, le strutture hanno dovuto essere rinfrescate per il benessere animale che continua a ribadire e per le biosicurezze purtroppo i costi sono molto elevati. Più non abbiamo le istituzioni che ci aiutano perché siamo praticamente degli imprenditori agricoli secondari secondo le nostre istituzioni. Noi necessitiamo di più aiuti perché il costo dell'energia elettrica è aumentato tantissimo, il costo del riscaldamento come avete visto nell'allevamento costa tantissimo perché scaldare un capannone sono costi elevati. Purtroppo io mi ricordo l'inizio del ciclo un camion di trucioli costava 150.000 lire, oggi un camion di trucioli costa 1000 euro, un'esagerazione, più le istituzioni ci chiedono sempre più compensi di IVA. E questo... Come Confagricoltura, visto che lei è anche il presidente degli avicoli della provincia di Brescia, eh, cosa si può fare per migliorare un po' la situazione anche a livello nazionale naturalmente? Dunque dobbiamo recarci non solo a Roma ma anche a Bruxelles e chiedere ciò che altre nazioni hanno già chiesto, perché io chiederei anche per noi un contributo PAC. Arriviamo sempre secondi. Arriviamo sempre secondi. E purtroppo io ho chiesto a Agricoltura, essendo io presidente provinciale, una visita in altre nazioni per capire come è il funzionamento. E stiamo parlando di un animale eh, che se si vuole anche per moda ma eh, sta diventando un alimento primario perché la carne bianca eh, dicono tutti che, che è meglio di, della carne rossa eh, e c'è diciamo un trascinamento anche a livello di marketing in questo senso. Sì c'è anche questo trascinamento purtroppo... Eh, siamo penalizzati come allevatori, ma la qualità del prodotto che noi andiamo a produrre è di alta qualità. E, e poi la trasformazione di questi animali in eh, anche i piatti pronti è un benessere nazionale. Io sono contro quei metri cubi di carne che arrivano da altre nazioni che non sono controllati, mentre i nostri allevamenti sono controllati fuori misura. Noi abbiamo subito costi così elevati per produrre la situazione degli allevamenti avicoli in Italia eh, consente di impedire che, arrivi questo, eh, che, che ci sia poi l'importazione da altri paesi. Stiamo cercando di migliorare tutto ciò perché se vediamo in giro cominciano da, è stato un decennale fermo ma cominciano a nascere nuovi capannoni con nuove tecnologie. Parliamo anche di polli perché il pollo oggi è un consumo molto elevato in Italia, ma nonostante tutto nel settore avicolo sappiamo che le uova vengono da altri paesi terzi, sappiamo che continua ad entrare roba. Questa secondo me dovrebbe essere tassata molto di più che la nostra che produciamo in Italia. Con Cristina Galofaro andiamo ad affrontare invece un altro aspetto, quello legato un po' alla burocrazia, Cristina, perché immagino che ce ne sia molta di burocrazia per gestire un allevamento di tacchini, un allevamento avicolo. Infatti, non dobbiamo essere solo allevatori, ma anche un po' burocrati, in quanto c'è parecchia burocrazia, non solo da un punto di vista sanitario ma anche fiscale, lasciamo perdere il lato fiscale di cui non ci occupiamo direttamente in azienda. Eh, ma parliamo di quella sanitaria, sanitaria che è fondamentale soprattutto in questo periodo, in particolare, perché siamo ancora colpiti dall'influenza aviaria, che è qui nella nostra zona, partita dal Veneto, poi si è spostata a Mantovano, Cremonese. Noi siamo al confine con la provincia di Cremona, quindi siete stati eh, siamo fermi anche voi particolarmente interessati. Purtroppo negli anni siamo stati fermi anche noi un paio d'anni e questo ha inciso notevolmente eh, sulle finanze aziendali, naturalmente, perché è stato piuttosto importante come periodo. A livello economico sarà stato pesante? A livello pesante. economico pesante, sì. E, e poi il periodo non si sapeva quanto sarebbe durato, quindi c'è stato anche questo momento di incertezza di dire ma siamo fermi sei mesi, siamo fermi un anno. Quanto siamo fermi, ci aiuta qualcuno, ci vengono incontro. Quindi, eh, diciamo, noi siamo molto controllati. Abbiamo due tipologie di controllo: che sono quella dell'autocontrollo aziendale. E quindi forniamo dei dati naturalmente all'ASL di sicurezza sanitaria. Quindi avete un veterinario aziendale? Abbiamo un veterinario e un tecnico aziendale che periodicamente vengono e controllano l'acqua, controllano il mangime che i nostri animali eh, consumano e controllano la sanità dell'ambiente, naturalmente. Poi c'è un secondo controllo che è quello invece che parte direttamente dall'ASL. Dall quindi abbiamo il veterinario dell'ASL che viene in azienda e effettua eh, gli stessi controlli, quindi sul mangime, sull'ambiente e sull'acqua. Eh, la burocrazia per noi inizia nel momento in cui gli animali arrivano in allevamento, quindi dobbiamo naturalmente presentare un certificato Quando arrivano i tacchinotti? Quando arrivano i tacchinotti i nostri pulcini dobbiamo presentare un certificato, il certificato rosa che è quello di accasamento dell'animale. Quindi noi dobbiamo andare a dire all'ASL sono arrivati questi pulcini, sono in questa quantità e eh, rimarranno in un allevamento distribuiti e dobbiamo anche indicare nel capannone in cui vengono inseriti questi, questi pulcini. E poi proseguiamo perché naturalmente ci sono tutte le varie certificazioni, ci sono le certificazioni varie di eh, disinfezione perché noi dobbiamo procedere naturalmente periodicamente alla disinfezione interna dell'ambiente per mantenerlo sanificato. E, eh, e quindi ci sono anche i controlli poi legati al trasporto dell'animale, quindi come arriva e come si allontana poi dall'allevamento l'animale. Questo è una piccola parte della nostra burocrazia, che poi alla fine non sempre vengono pagati. No, assolutamente, alla fine non sempre vengono pagati, anche perché poi tra l'altro ehm, come si accennava il mercato della carne bianca è un mercato comunque eh, che avrà una sua crescita a livello mondiale proprio per quanto riguarda il discorso che si sta facendo sanitario per cui la tendenza sarà quella di consumare più carne bianca, eh, però è un andamento comunque molto variabile all'interno del quale eh, spesso non vengono riconosciuti non solo contributi di aiuto eh, o sgravi, o, eh, ma non viene riconosciuto quello che è eh, la spesa proprio per il benessere dell'animale e la biosicurezza che ci vengono comunque richieste dal mercato. Infatti ne abbiamo parlato prima anche con il papà, ci ha spiegato alcune cose legate proprio a questo discorso. Nel frattempo ci ha raggiunti anche Alfredo. Cristina, eh, se non sbaglio, se non ho capito male, eh, manca poco al taglio del traguardo dei 40 anni di attività. Esatto, sì, tra poco noi con l'allevamento compieremo 40 anni, allevamento storico, sempre di proprietà fin dalla nascita del, del papà e soprattutto voluto e realizzato proprio per l'allevamento del tacchino, perché naturalmente ogni allevamento ha delle specificità e quindi viene realizzato in funzione dell'animale che dovrà accogliere. Il nostro nasce come allevamento per tacchini, con tutte le caratteristiche e i crismi dettati appunto dalla necessità di questa tipologia di animale e tra poco compirà appunto 40 anni con grande orgoglio in quanto il nostro allevamento una struttura molto particolare, molto solida, costruito in prismi rosa con un tetto coibentato con tavelle e eh, tegole. Ha retto un'attenzione particolare al benessere animale al benessere animale, animale ma eh, storicamente ha retto la nevicata del metro e mezzo del ah, 1985. Sì. Famosissima, e i nostri capannoni vantano anche questo. Questo record, questo record <ride> esatto. Ecco, eh, vogliamo dire due cose: in questi 40 anni sono cambiate tantissime cose. Si è cambiato, immagino, anche il modo di allevare, la mentalità, è, è cambiato il mercato. È cambiato tutto. Però io vorrei eh, precisare la nascita di questo allevamento, che è nata su un'idea di un cugino recatosi in America, visto il consumo di carne bianca. Ha avuto un'ottima idea di riferire al mio babbo. Perché tuo figlio non la smette di girare per l'Europa e si mette con un cuore in pace con un allevamento di tacchini? E così è nata l'idea. Poi, nell'arco degli anni, il cambiamento, sicuramente all'inizio si potevano fare anche pulcinai in altri allevamenti e portare i tacchinotti svezzati. Negli allevamenti centrali dove accrescevano pronti la macellazione poi con la viaria perché io ribadisco sempre: la viaria che ci ha penalizzato tantissimo, che l'allevamento ha dovuto stare anche fermo mesi, mesi e mesi per problemi altrui. Perché io nella mia azienda non ho mai avuto problemi perché sono sempre stato molto. Mai, mai un focolaio, sempre molto attento. Ma purtroppo sono stato molto penalizzato. Dopo i cambiamenti, le genetiche, i tacchini sono migliorate sicuramente perché all'inizio c'era tantissima mortalità, c'erano grosse problematiche, ma oggi abbiamo... Abbattuto tutte queste problematiche e siamo arrivati a veramente un prodotto di qualità. Un prodotto di qualità che viene consumato, deve essere consumato con fiducia, appunto, da, da, da chi lo deve consumare alla fine. Sì, io lo propongo a tutti perché veramente è un ottimo prodotto, non perché lo produco io, perché ce ne sono tantissimi di allevamenti e giro anch'io i supermercati e vedo che la gente ne consuma parecchio. Anche la carne che anche a livello di proteine è molto ricca? Molto ricca, è priva di grassi, addirittura si parla di, di non colesterolo, ma colesterolo che potrebbe essere anche dannoso per la nostra salute, ma purtroppo c'è un, un po' di, di, di mancanza di cultura sull'alimentazione, perché io proporrei anche alle scolaresche e agli insegnanti di portare i bambini a vedere gli allevamenti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Civiltà Rurale dedicato all'allevamento a Vicolo Bolzane e accompagnati da Alfredo e da Cristina. Alfredo perché Bolzane? Come mai questo nome? Bolzane è il nome dato da antichi contadini del territorio dove ricavavano un legno particolare che veniva usato per la costruzione di abitazioni. Ecco, in questa puntata vi abbiamo mostrato tutte le fasi dell'allevamento di tacchini, partendo appunto dai tacchinotti, fino a quando poi da qui escono, vanno al macello e vanno a finire nella grande distribuzione, poi sulle tavole appunto del consumatore. Cristina, una bella storia, io vi ringrazio per averci ospitato. Che dire alla fine, eh, qui si lavora tutti i giorni 365 giorni all'anno. Si lavora tutti i giorni 365 giorni all'anno perché noi non possiamo abbandonare i nostri animali naturalmente. Ci teniamo particolarmente alla loro cura e ribadiamo al loro benessere comunque in allevamento. E ci ha fatto molto molto piacere ospitarvi e poter presentare la nostra azienda. Alfredo, la qualità è garantita, speriamo che tutti che ci guardano, siano soddisfatti. Vi ringrazio e io spero che questo messaggio arrivi sulle tavole dei nostri italiani. Consumate carne bianca, carne di tacchino. E viva il tacchino! Io ringrazio Alfredo e Cristina, un saluto a tutti voi.